specialist to present to us. I love Rome. I love Italy. I love Rome. I love that you all live your lives out loud. I love that you live your life with passion, and I feel the overflow. Thank you for this honor. Thank you for the love. Thank you. È bello non solo premiare Viola Davis, ma sentirla parlare, sentire, come dire, avere la percezione di alcuni punti di contatto, insomma, di vedere il nostro mestiere, e ovviamente avere la possibilità di conoscerla personalmente, di poterle dare un premio. Io forse faccio parte della prima generazione che è cresciuta avendo la possibilità di vedere i film in lingua originale, quindi anche poter scrutare un pochino più da vicino quelle che potevano essere le modalità di lavoro dei grandissimi attori dell'epoca, e sicuramente ha avuto un'influenza su di me. Detto questo, rimango anche orgogliosamente un attore latino. Carissima Virginia, come stai? Mi auguro bene. Io in realtà ho qualche dolore qua e là, però diciamo che è chiaro che sono sintomi di vecchiaia e mi dovrò abituare. Sto scherzando. Comunque a te come vanno le cose? Ti sei riuscita a calare nella realtà di ogni giorno con la tua voglia di rivoluzionarla? Non avere paura di andare controcorrente e di sentirti piccola nei confronti degli altri. Perché ricorda che sei grande agli occhi di Dio. E poi quando ti senti sola, pensa che magari in quel momento potrei esserlo anch'io. Quando hai dei problemi oppure sei tanto felice e hai voglia di comunicare, puoi parlare con me. Beh, ora smetto di scrivere perché sono stanca. Ti abbraccio forte forte. Santa. Questo film parte da una scoperta. Io non sapevo nulla della storia di Santa Scorese, la protagonista del mio film, ma ho ascoltato sua sorella in un evento pubblico e mi ha molto colpito il modo in cui lei ha raccontato di questa tragedia. Questa è la storia di una ragazza piena di vita, di aspirazioni, con una grande voglia di aiutare il prossimo, che incrocia per caso, per la strada, una persona che diventa il suo persecutore per 3 anni. Per poi chiudere questa persecuzione armato di coltello una notte sotto casa sua. La sorella, ovviamente vittima di anche lei, no? di questa tragedia, ha perso una persona cara, non potrà riaverla più, è riuscita dopo anni a guardare le cose con una distanza che, ecco, mi ha molto colpito. Ha parlato di 2 vittime in questa vicenda, sua sorella naturalmente, ma anche il suo persecutore, che non è stato messo in condizione di non nuocere né a se stesso né agli altri. Ecco, l'idea che qualcuno sia arrivato a questa distanza quasi olimpica dalle cose mi ha fatto pensare che questa fosse una famiglia abbastanza speciale. Ho conosciuto quindi anche i genitori di Santa, la ragazza oggetto di questo stalking, e ho capito che il dolore freddo che accompagna tutta questa famiglia e gli amici di Santa fosse una cosa che poteva ricordarci quanto è grave questo fenomeno della violenza di genere e quanto è giusto raccontare ogni tanto delle storie particolarmente emblematiche, raccontando anche il dolore freddo di chi rimane a dover sopravvivere. Quindi forse il centro poi del mio lavoro è stato quello di raccontare chi rimane qua, su questa terra, portandosi dietro una croce pesante sulle spalle e chiedendosi continuamente: poteva essere evitato tutto questo? Io non ho conosciuto Santa, ho incontrato per caso la sua vita. In una libreria ho letto un fogliettino che parlava di una ragazza pugliese che scriveva lettere a Dio. Una ragazza che scrive lettere a Dio mi ha incuriosito tantissimo. Una ragazza che chiedeva a Dio di dare una svolta alla sua vita e che poi era stata
uccisa dopo 3 anni di persecuzione. Questa vicenda era andata a finire in Vaticano, dove era in corso una causa di beatificazione. Bar Giuseppe intanto è ambientato, ma solo casualmente, in Puglia, nella Puglia più profonda, al confine con la Basilicata. Hai detto bene, l'idea del bar quasi sembra quella di Baghdad Café, che credo che i nostri ascoltatori conoscano, ma insomma quella zona lì, hopperiana, da Hopper il pittore. Giuseppe è un uomo di una certa età che ha un bar, la moglie muore quasi subito, lui ha figli adulti, vuole continuare col bar, i ragazzi invece non vogliono e lui continua e ha bisogno di aiuto. In questo aiuto incontra tantissime persone, sceglie una famiglia africana di profughi appena sbarcati, loro decidono che la prescelta a lavorare nel bar sia la ragazza, che si chiama Bikira, che in Swahili vuol dire vergine, e credo che i tuoi ascoltatori abbiano già capito. Soprattutto Giuseppe, Bikira, che vuol dire vergine, ma non tutti ci arrivano. No, ma quello è evidente, poi nel film c'è molto di più naturalmente. Ho sempre sognato di poter fare un film dove non siano le parole che esprimono le intenzioni. Io sempre sto anche insegnando recitazione, dico sempre che le parole vengono dopo, sono meno importanti della presenza, dell'esperienza fisica e sensoriale. E questo è proprio il film, ed è drammaturgicamente necessario che sia così. Lui è un buono, naturalmente, non dice una parola in più di quella che è necessaria alla situazione. Giulio mi diceva sempre, non nulla, non fare trasparire nulla se non i pensieri profondi, trattieni tutto in modo tale che non c'è neanche la didascalia, la descrizione, i commenti facciali di quello che succede. Il commento diventa opera del pubblico, sarà il pubblico a dire, a vedere attraverso gli occhi il pensiero che ha questo personaggio, vedere le reazioni. E questo era il compito fondamentale. Togliere, arrivare all'essenziale. Believe this weather, Frank? Huh? It's 85 degrees outside. Perfect. Hey, Tony Jack. Jimmy. People freezing to death in New York, and look at us. Jack, hey. Why we don't live here all year round is what I want to know. Oh. Beautiful. It's summer. What? It's summer. People aren't freezing to death in New York. It's summer. In my mind, it's always 8 degrees in New York. I'm making a point. Making a point? Making a point dressing like that? Is that you dress for a meeting? And this is how you dress in Florida? In a suit? For a meeting? Anywhere. Florida, Timbuktu, I dress in a suit. For a meeting. And you're late. What? You're late. Dopo la presentazione al Festival di New York in anteprima e ad altri festival in Europa, per esempio a Lione
a Londra e anche in Italia, alla Festa del Cinema di Roma, arriva in sala il 4 novembre uno dei titoli più attesi dell'anno, che è The Irishman di Martin Scorsese. Ve lo dico subito, non è un film che, nonostante questa attesa anche mia, mi abbia entusiasmato per vari motivi. Quello fondamentale di cui vorrei parlare è uno, è che è un film che dice tutto nel suo procedimento tecnologico di quello che è a livello poetico e azzardo anche ideologico. Scorsese è un genio, si fa dare 160 milioni di dollari di puro budget di produzione per Netflix, e per fare cosa? Per fare un film con i propri amici. Per fare un film con i propri amici, ovvero utilizza il de-aging in computer grafica, in CGI, per far sì che possa dirigere De Niro, Joe Pesci e Al Pacino anche 20-30 anni prima. Dal punto di vista industriale e produttivo è una grandissima trovata, soprattutto per Scorsese, si intende, più che Netflix, però ci dice anche di come Scorsese sappia che oramai il suo modo di fare cinema, segnatamente il gangster movie, possa andare solo indietro. Gomorra, significativamente, solo basterebbe solo la sequenza d'apertura al solarium, ha cambiato per sempre il mafia movie dal punto di vista stilistico, poetico e ancor prima antropologico. Scorsese, che disse di quel film di Garrone "non lascia scampo", ce l'ha ricordato ancora oggi. The Irishman è un ritorno al futuro. Ecco, forse da Scorsese era lecito aspettarsi qualcosa di più. It's gonna happen. Either way, he's going. C'è qualcosa nella miniera. Cosa? Gas? Alia? C'è il gas? Persone. For me, the journey of making this film started when I read an article about the life of Mehmet Alia Alic, who is the person on whom the story is based, on his life the story of the film is based. E la terra trema. Quelli che vivranno dopo di lui e ai quali stiamo preparando la strada si ricorderanno di noi con una buona parola. Alla prossima puntata.